Buongiorno, buongiorno a tutti. Microfono non serve perché penso che sentite tutti quanti, la voce è abbastanza col tono giusto per farmi ascoltare. Grazie intanto a Marco per avermi invitato. CNA ha organizzato, giù non solo. Basket coach, ecco, non vorrei che poi qualcuno si offenda e quindi e grazie anche alla Petriana per ospitarci. Ritorno su sto campo, io me lo ricordavo diverso, non col parquet, quindi è passato qualche anno e bell'impianto, comincia a far caldo, so che state qua dalle 10 più o meno, quindi ne avete abbastanza le scatole piene. Cerco di fare una sintesi perché ovviamente è un argomento dove si parla di concetti difensivi, veramente è tutto quello che uno possa immaginare, quindi cercherò di trasmettervi dei concetti, dei pensieri, delle cose sulle quali io faccio mente locale quando inizio la stagione e poi nell'arco della stagione su quello che facciamo. Quindi andrò abbastanza a grosse linee e non potrò scendere molto dei particolari, però credo che insomma la cosa importante è un messaggio che vi arrivi e quello che io posso dire nel tempo che sarà necessario. Mi auguro che voi riusciate a portarvi via una cosa, già sarebbe un bel successo. Comincerei a dirvi come io vado a strutturare la mia testa, nel senso che cerco di chiedermi, in base al materiale umano che ho a disposizione, che tipo di difesa che posso fare. Faccio degli esempi pratici. Se voglio fare una difesa pressante a tutto campo e ho Cross Ariol, faccio dei riferimenti molto precisi, è ovvio che posso fare determinate cose e non altre. Se ho Laval posso farne diverse rispetto al fatto di avere Cross Ariol. Ho fatto l'esempio con dei nomi e cognomi molto chiari, perché alla base di tutto ci deve essere non tanto quello che è il nostro ego e quello che pensiamo noi perché ci piace o perché abbiamo più cultura e perché ci sentiamo più forti, ma quello che può essere più giusto da proporre alla nostra squadra. Vi faccio un altro esempio, sempre se ho Cross Ariol, ma dico anche Laval, e voglio fare la 3-2 in difesa zona, devo sapere e devo mettere in preventivo che con la 3-2 i due della seconda linea difensiva debbano andare a coprire gli angoli. E quindi secondo me per Cross Ariol non la faccio, perché penso che non sia una difesa giusta, perché preferisco averlo dentro e perché lo vedo non estremamente rapido per andare a coprire gli angoli. E per Laval, perché essendo un intimidatore così bravo e così forte, preferisco averlo dentro l'area in modo che faccio in modo che gli avversari ci pensino prima di andare a giocare uno contro uno per attaccare il ferro. Ecco, quindi credo che alla base ci sia una chiarezza da parte vostra su quello che voi volete proporre in base al materiale che ci avete a disposizione. Adesso io ho fatto degli esempi abbastanza forti riferiti a giocatori Serie A, però credo che nel contesto, soprattutto di chi non allena, ovviamente parliamo di chi non allena attività giovanile, poi su attività giovanile facciamo tutt'altro discorso, chi allena squadre seniores deve aver chiaro questo concetto, cioè non può esserci una proposta difensiva o offensiva, perché la stessa cosa, cambiando la visione da difesa d'attacco, vale per l'attacco. Non può esserci una proposta che sia esclusivamente legata a quello che sono le nostre certezze e le nostre sicurezze, deve essere una proposta che sia anche, soprattutto, prima di tutto, adeguata al tipo di materiale umano che noi abbiamo a disposizione. Tornando al discorso del concetto difensivo, come possiamo noi trasmettere questo concetto difensivo? Io credo che la prima cosa che ci debba essere, vorrei che voi metteste abbastanza attenzione su questa parola, che ci sia congruenza, e cioè che dall'inizio della stagione, dal primo giorno di allenamento, voi siate congruenti il più possibile per avere che cosa? La credibilità che ci deve essere da parte dei vostri ragazzi, quindi qui parliamo a qualsiasi livello, dal ragazzino che viene in palestra e fa attività e viene per fare attività motoria, o quello un po' più evoluto che viene a fare pallacanestro, fino al seniores, deve avere un messaggio che voi gli trasmettete ogni giorno, ogni volta che entra in palestra, dove deve credere in voi, perché è alla base. Se non vi credono, noi possiamo essere più bravi tecnici come conoscenza e come profondità nei fondamentali, nell'aver seguito tanti colleghi allenatori, nell'aver studiato, nell'aver partecipato a tutti i cliniche e i corsi allenatori possibili e immaginabili, ma se quello che sta in campo non crede in quello che noi gli stiamo proponendo,
noi cambiamo, è meglio che cambiamo mestiere, facciamo un'altra roba, oppure cerchiamo di essere congruenti e dare credibilità alle proposte che noi facciamo. Che significa essere congruenti? Essere congruenti significa che se ho dato un'indicazione, per esempio, e cominciamo già, vi do già del materiale per pensare, ma sono cose scontate, se diciamo che la nostra difesa non invita nessun lato né sull'altro, ma è una difesa che è frontale e che si preoccupa di coprire la linea, parliamo dell'uomo su palla, della linea che c'è tra la palla e il canestro, questa cosa deve essere abbastanza forte e noi dobbiamo mettere in preventivo che non avendo indirizzato nessun lato nessull'altro ci possa essere un disagio da parte di un ragazzino come da parte di uno grande nel dover coprire due lati del campo, cioè la mano destra dell'attaccante e la mano sinistra. Quindi nel caso in cui l'avversario parta uno contro uno, lì non possiamo dire ma dovevi chiudere quella mano piuttosto che quell'altra. Noi dobbiamo dire, gli dobbiamo dare degli esercizi, degli strumenti, lo dobbiamo allenare per far sì che lui sia quanto mai più efficace su un discorso di tenuta di uno contro uno, sia sulla mano, sul palleggio di mano destra, sia sul palleggio della mano sinistra. Questo vale sia per la corsia centrale, la corsia laterale, destra o corsia laterale, sinistra. Dividerei in tre momenti quello che sono l'alimento che voglio dare ai miei giocatori. Parliamo a qualsiasi livello, non sto facendo il clinic della Serie A, sto parlando a qualsiasi livello. Inizio stagione, durante la stagione, a fine stagione. Sono tre momenti totalmente diversi l'uno dall'altro, dove ci sono degli step che sono concatenati e dove devono essere estremamente chiari dentro la testa vostra. Se arriviamo alla fine dell'anno e ancora non abbiamo dato chiarezza, e questo è un punto di domanda che dobbiamo mettere su noi stessi, e non abbiamo dato ancora chiarezza, o meglio, vedendo una nostra partita, che sia della squadra under 15, che sia della squadra della serie B2 o C o quello che è, o promozione, e abbiamo ancora delle difficoltà e delle problematiche, e quando siamo in panchina a volte magari gli diciamo t'avevo detto di... dovevi fare questo, fai meglio quest'altro, ma insomma io mi metterei un po' un punto di domanda su me stesso, nel senso che rivedendo io le mie partite della Serie A, cosa che faccio sempre, perché è un momento d'analisi, è un momento di crescita, perché mi permette di capire quali sono le deficienze che noi manifestiamo durante la partita, fermo restando quello che vedo lì nell'immediato, ma rivederlo col fermo immagine, dove tu fermi l'azione, ti dai coscienza sicuramente molto più profonda. Se queste cose, questi dubbi e questi punti di domanda io li metto a me stesso alla fine della stagione, significa che c'è stato qualcosa prima che io non ho trasmesso nel modo giusto, o meglio, e arriviamo a un punto chiave di quello che è l'allenatore, di quello che dovrebbe essere uno dei punti forti dell'allenatore. Io penso che mediamente qua dentro tutti quanti sappiamo proporre degli esercizi e conosciamo la materia, cioè sappiamo parlare di pallacanestro, tutti. Se io mi metto là e viene uno qualsiasi di voi, io vengo, vado là a sedermi a posto vostro, io sono sicuro che mi porto via qualche cosa che voi mi fate vedere e mi dite. C'è un momento dove noi poi questa conoscenza, questo studio, questa padronanza della materia la mettiamo in campo come? Con una proposta, che sia un esercizio, che sia un pensiero tecnico su un movimento d'attacco, che sia su una scelta difensiva. E poi arriviamo a un momento chiave, e il momento chiave è la verifica, e cioè la correzione. Cioè non è sufficiente proporre il bell'esercizio, proporre l'esercizio che magari è poco... folcloristico e poco fantasmagorico, perché non c'ha 20.000 rotazioni e non è che dice che uno lo guarda e dice mazza quanto è bello questo esercizio, ma ha proprio dei contenuti, proprio basilare, proprio semplice, terra terra. Nel momento in cui noi passiamo all'esecuzione dell'esercizio è un momento chiave per noi, è un momento chiave soprattutto per i ragazzi, per portarsi dentro un bagaglio, arricchire il loro bagaglio tecnico e portarsi dentro qualche cosa nella loro valigia tecnica che si porteranno fino alla fine della carriera. In questo noi siamo molto carenti, e io parlo per me stesso, vedo non pochi allenamenti di tante squadre, non solamente quelle che sono le nostre a livello giovanile, ma vado in giro e vedo le partite non solamente del campionato nostro, ma anche di altri campionati,
la domanda che mi faccio è, ok, bene, la proposta è stata giusta, ma perché non si interviene? Cioè, perché non si ferma per correggere? Quello è un momento decisivo. Cioè, tutto quell'esercizio che noi abbiamo posto, e quindi ha quello che può essere una scelta difensiva piuttosto che lo schema d'attacco, se non viene fatta la verifica e se non viene corretto, abbiamo perso tempo. Cioè, ragazzi, sono venuti qua, se ne tornano a casa senza niente. È ovvio che questa cosa comporta molto, comporta un confronto, dove più saliamo di livello e più è facile stare un passo indietro, farsi gli affari propri e non arrivare a un momento di contrasto col giocatore. Certo, per me è molto semplice, durante l'allenamento, quando io gli dico a Datome che non va bene una cosa, sarebbe meglio se non gliela dico. Perché? Perché se non sto attento a quello che gli dico, non tanto per la persona, ma per il contenuto tecnico, siccome Datome è un signor giocatore, siccome capisce la pallacanestro, e se io gli dico, scusate la volgarità, una stronzata, insomma la mia credibilità se ne va un po' a far friggere, quindi devo avere padronanza della materia, cioè devo essere sicuro su me stesso, cioè quando faccio e fermo un'azione, che sia d'attacco o di difesa, e io devo essere estremamente sicuro di quello che faccio. Per avere sicurezza, la base è quella che ho studiato, che conosco la materia, che ho fatto esperienza sulla pelle mia, che sono stato sul campo, e l'altra cosa è quella che ho pensato e ho studiato nel fare e preparare l'allenamento, nel rivedermi la partita, nel confrontarmi con lo staff, nel interloquire con un collega, che non è solo quello della Serie A, ma è anche il collega dell'attività giovanile, che mi può dare un'idea e un pensiero su come lui ha affrontato quel problema e come l'ha risolto e come ci è arrivato a risolverlo. In questo vi garantisco, e ve lo ripeto, e metto molta enfasi su questa cosa, noi siamo sempre un passo indietro, perché è più comodo non dire niente. Ditemi quante volte vi capita, e io sono stato il primo, durante una partita di dire tira bene, passa bene. Che concetto è tira bene, passa bene? Può essere tutto. Cioè, a livello di comunicazione, chi fa programmazione neurolinguistica o chiamatela come pare a voi, la comunicazione è decisiva. Il tira bene non significa niente, perché se io chiamo questi ragazzi, che sono 12, 15, quelli che sono, ognuno mi dirà che il suo tirar bene ha una risposta di comunicazione alla mia domanda. E allora sarà meglio che noi diciamo quello che deve fare. Passa bene. Che significa passa bene? Faccio un esempio, se io dai un pallone, grazie, magari ecco, vieni pure te che hai passato la palla, vieni, bravo, no, rimettete seduto, dai, bravo, rimettete seduto, allora quando ti dico vieni anche te mi fai uno sprint, sei pronto? Dai, vieni anche te, vai, bravo, oh, non è proprio bene, rimettete seduto, fermo là, quando ti dico bravo, vieni anche te, ti alzi e fai uno sprint e vieni qua, perché io sto qua e non sto là. Vai, andiamo, vieni. Molto bene. Questa per esempio è, come ti chiami? Marco. Cioè, abbiamo lo stesso nome, Marco, piacere. Questa per esempio è una cretinata, è una cosa banale, no? Però io dico, se il primo giorno già glielo trasmettiamo a Marco e gli altri compagni lo vedono, lo ascoltano, beh, insomma, già stiamo a trasmettere un messaggio che quando si dice una cosa bisogna muovere il fondo schiena in tempi rapidi, anche perché di tempo in palestra credo che non è che ce n'avete molto, no? Tre volte a settimana, due volte a settimana, un'ora, un'ora e un quarto, tre quarti d'ora, un'ora e mezza, non si sa. Allora, vai, prendete il pallone qua, mettete sulla linea dei tre punti. Uno senza la palla che va lì, che si mette qua sul tiro libero, prolungamento del tiro libero fuori dalla linea dei tre punti. Ok, benissimo. Allora, adesso Marco fa una penetrazione sul fondo e passa la palla lì in angolo, a nessuno, no in faccia a Paolo Selvaggi, la butti lì in tribuna. Fai una penetrazione sul fondo, immaginiamo che uno ti ha chiuso e tu passi la palla sulla linea di fondo e la butti fuori. Va bene? Vai. Stop, vabbè che sei freddo, però con questa mosceria ti difendo pure io, dai, su, fammi una penetrazione da giocatore di pallacanestro, sei pronto? Stop, comincia a piegare le gambe, dai, piega le gambe, guarda il canestro, c'è davanti un difensore, devi essere pericoloso, quando sei pronto parti e vai al canestro per fare un terzo tempo, vai! Molto bene, bravo,
Per esempio, io in panchina, no, durante la partita, c'è un pallone che finisce lì in tribuna e io a lui gli dico: passa bene. Porco cane, ma non è problema suo che passa bene. Il problema è dell'informazione che devo dare, il messaggio. Non è tanto a Marco. A Marco gli dovrò dire: Marco, se non c'è una linea di passaggio aperta, continua a palleggiare o chiudi il palleggio. Usa il piede perno, 5 secondi, salviamoci una palla persa. Magari invece gli dirò a... Giorgio. Magari dirò a Giorgio: Giorgio, quando Marco parte in palleggio e va sul fondo e attacca al ferro, tu gli devi dare una linea di passaggio che è verso l'angolo, sono più vicino alla linea di fondo, va bene? Ti muovi insieme a lui, quando lui parte tu ti muovi. Vai! Già sarà meglio, o no? Allora noi ci siamo salvati una palla persa, grazie, vi potete sedere. Grazie Marco, che entusiasmo, eh? Già ci siamo salvati una palla persa, perché? Perché gli abbiamo dato un'informazione propria. Com'era Giacomo? No, com'era? Giorgio, a Giorgio gli abbiamo dato un'informazione estremamente chiara per aiutare Marco a salvare la palla persa. Allora a tutte e due gli diamo una comunicazione che è quella corretta. E questo è un esempio stupido, banale, che io faccio tante volte, chissà quante volte magari vi sarà capitata l'occasione di vederla o direttamente da me o in video che avete preso su internet. Sono cose banali, sono cose stupide, però danno l'idea di quello che è la nostra comunicazione durante la partita. Noi non dobbiamo essere delle persone che nelle nostre esternazioni dobbiamo manifestare un qualcosa che vedano gli altri, nelle nostre esternazioni dobbiamo manifestare qualcosa che venga metabolizzato dai nostri giocatori. Ce ne freghiamo del presidente o del tifoso perché magari non ci vede incazzato, perché non insultiamo qualche giocatore o qualche ragazzo, insultato virgolettato su qualche ragazzo, magari qualcuno più grande anche insultato che non guasta a volte, a seconda delle persone. Noi ci dobbiamo preoccupare di quale messaggio diamo a loro e quindi ritorniamo a monte di quello che ho detto all'inizio, di quanto siamo congruenti, di quanto siamo credibili nelle proposte che facciamo. Finito un allenamento e questi se ne vanno a casa, e sia quelli piccoli che quelli grandi nello spogliatoio tra loro parlano e si lanciano dei messaggi sulla credibilità dell'allenatore, su quello che l'allenatore gli ha trasmesso a tutti i livelli, dall'under 14, perché non è che non capiscono pallacanestro, la capiscono alla grande, a quelli della Serie A, tutti, si passano dei messaggi e quando tornano in palestra, e per quelli piccoli è decisivo che vadano a casa, che siano contenti, che l'avete fatti divertire, perché se no non tornano, è la chiave. Oggi ancora di più, ai giorni nostri ancora di più, perché tanti capelli bianchi o tante barbe che ci sono in tribuna, una volta non c'era la possibilità di tante distrazioni come ci abbiamo adesso, no? iPod, iPad, telefono cellulare, tutto quanto il resto, motorino e via dicendo, e allora magari uno il tempo lo impiegava anche per andarsene al campetto e quindi sperimentare sul playground quello che poteva essere un momento di crescita aggiuntiva a quella che proponeva l'istruttore o l'allenatore. Sta roba non ce l'abbiamo più e allora questi, per farli tornare, A li dobbiamo far divertire, B gli dobbiamo dare dei contenuti, se no non ci tornano, o meglio ci tornano, ma ci tornano in mano modo, ci tornano con non con lo spirito che dovrebbero avere. Ritorno a bomba, dividiamo il lavoro su quello che è la fase iniziale della stagione, il cuore centrale della stagione e il fine stagione. Ripeto, se arriviamo a fine stagione e ci troviamo a dire, l'esempio che vi ho fatto, delle cose che non hanno un senso, che non hanno una concretezza, la prima domanda che dobbiamo fare è: ma io che ho fatto per tanti mesi? Cioè, se io vado a Varese e perdo di 23 e ho fatto 7 mesi e mezzo di lavoro sulla squadra di Roma, se io vado a Varese e perdo di 23 e mi preoccupo della sconfitta di Varese di 23, io mi dovrei preoccupare ancora di più di quello che c'è dietro, e cioè di 7 mesi e mezzo di lavoro. Che gli ho dato in 7 mesi e mezzo di lavoro a sti ragazzi? Come li ho alimentati? Che informazioni gli ho dato? Siccome invece sono estremamente sereno che in 7 mesi e mezzo, se stiamo là sopra, qualche cosa avremmo fatto,
Fermo restando che se non ci fossero giocatori buoni, questo è il mio modo di vedere le cose, se non ci fossero giocatori buoni io non potrei essere un buon allenatore. Io sono un buon allenatore se ho un materiale umano buono. Non ho mai visto e non conosco nessuno che ha fatto risultati incredibili con una qualità di giocatori scarsa o di basso profilo. È molto molto difficile. L'allenatore deve essere un valore aggiunto che riesce a trovare risorse dai suoi giocatori a qualsiasi livello, che li mette nelle condizioni ideali per poter lavorare sul campo e poter dare il maggior rendimento possibile, e che ogni giorno li manda a casa con la valigetta tecnica dei contenuti che gli ha trasmesso sempre più ricca, sempre più forte, sempre più sicura. La proposta di inizio anno è decisiva. Marco, da là a là uno sprint, stai là Marco, bravo, però mi sei piaciuto perché eri già pronto allo starter dei 100 metri, eh? Ah, già, prima era appello moscio, rilassato, adesso invece, Marco, è come quella Massimiliano e Ugo, no? C'è differenza, Massimiliano, Ugo, c'è attinenza, c'è assonanza. Quindi già dal primo giorno io come gli trasmetto il messaggio è decisivo e mi dà credibilità. Il messaggio non è solamente quello di alzarsi e fare uno sprint, ma il messaggio è: facciamo un esercizio, bisogna avere chiarezza su quell'esercizio, che lo stanno facendo come vogliamo noi e che noi lo verifichiamo, e che se non lo fanno li interrompiamo per farglielo rifare. Facciamo una cosa, facciamo un esercizio, cominciamo a fare una cosa, alzatevi in 4, 8, in 10, dai, in 10, dai, in 10, 10. Bravi, bravi, ok, mettetevi a fondo campo, palloni a destra, altra fila senza palla a sinistra, se siamo in 10 ci vorranno 5 palloni presumo, chi non c'ha il pallone ce ne vogliono altri 2, molto bene, bravissimi, bravi, ok, ci siamo? 5 e 5, molto bene, adesso vi rimettete seduti, dai, mettetevi seduti, dai, su, forza, dai, che fatica, eh. Marco è dura, lo so, sai quelli della Serie A quanto me lo dicono che sono rompipalle, ma ormai sono anni che sento che sono rompipalle. Allora adesso quando lo dico, alzate, voglio 2 file, una fila qua con la palla 5, una fila là senza palla, è chiaro? Vai, andiamo! Molto bene, bravi, mi piace, bravi, bravi, bravi. Adesso andiamo dall'altra parte, passaggi come volete voi, 2 mani dal petto, dietro la schiena, sopra la testa, come vi pare a voi, l'importante è che non siano battuti a terra, è importante che non la perdiamo, quindi fate la cosa più semplice per far sì che il compagno prenda la palla, arriviamo dall'altra parte e ci fermiamo, e poi da là quando arriva l'ultima coppia ripartiamo, vai, senza tirare, via, andiamo! Vai, via! Molto bene, molto bene. Ok, adesso i 5 con la maglia gialla. Chi sono i 5 con la maglia gialla? Un pallone, un pallone. Molto bene. Sapete che è una 3x5, sì? 3x5, ce la facciamo. Un pallone quelli gialli. Che colore sei? Giallo, vai, mettete lì che sennò non parti. In 5, un pallone. Un pallone. Ok, facciamo una 3x5. Stop. Adesso ci mettiamo qualche cosa in più. Passate la palla e chi passa la palla tocca la linea laterale. Va bene? Andiamo, via, vai, su. Molto bene. Stop. Torniamo indietro. 3, 2, torniamo indietro. No, di corsa, ripartiamo, scusa. Ripartiamo. 3, 2, 1, mezzo. Bravo, ok, stop. Una cosa in più, colpa mia, non ho spiegato bene. Ci passiamo la palla, tocchiamo la linea laterale, sprintiamo e l'ultimo che arriva lì, se capita che magari c'è la mano sinistra nel terzo tempo, tira con la mano sinistra. Se sbagli non è un problema, questo è il laboratorio. Non ti ammazza nessuno. Come ti chiami? Luca. Ce la fai Luca a tirare dalla sinistra? Bravo. Vai! Ok, bravi, fermi là. Per voi è chiaro? Ci siamo? Vai! Andiamo! Su! Stop. Tu come le chiami? Matteo, ma poi fa come te pare, torna indietro, dai, tutti e 5 in blu. Matteo, sai che te per sto tiro con la mano destra li fai correre tutti quanti? Eh? Oh!
Se io le dico di ragama italiano, capisci? Sì, il mio è romano, quindi lo capisci ancora di più. Dai, mano sinistra, Vai, via, andiamo, su! Molto bene, bravo, stop, stare là, via, vai, andiamo, forza! Benissimo, via il blu, andiamo, va bene, via il blu! Vai gialli, andiamo! Ok, un esercizio banale, stupido, scemo di riscaldamento, di attivazione, di propedeutica al contropiede, non c'entra niente con la difesa. Li sto attivando per poi fare il lavoro della difesa, però gli sto dando dei messaggi. Partiamo divisi in una certa maniera sul campo, la fila dei palloni è una fila senza, adesso ci mettiamo quelli gialli con pallone, quelli blu con pallone, gli do una chiarezza su quello che voglio, fate i passaggi che vi pare a voi, possibilmente non la perdiamo, arriviamo dall'altra parte, siamo a sinistra, siamo a destra, mano destra. Se non dico niente perché il terzé, il quintetto blu, l'ultimo passaggio gli è arrivato dai piedi, non me ne frega niente, mi frega invece la mano sinistra, perché? Perché gli ho dato il messaggio alla mano sinistra, non hanno fatto la mano sinistra, stop per ricominciare, trasmetto un messaggio e gli dico Francesco, lo sai che tu perché non hai tirato la mano sinistra, tutti quanti devono correre come te. Quindi continuamente sto dando una comunicazione, continuamente a tutti gli dico qualcosa per cui se qualcuno non fa quello che dice l'allenatore ne subiscono tutti quanti. Quando vanno allo spogliatoio e magari uno ha puntato una squadra o due, tre giocatori, due, tre ragazzi, dentro lo spogliatoio l'allenamento lo fanno crescere loro, perché tra loro parlano e gli dicono ah Giova, hai rotto le palle che te ogni volta quello ci ha fermato sette volte perché tu ti sei dimenticato di calcare la mano sinistra, ti calcare la mano sinistra perché noi ci siamo stufati di correre avanti e indietro, va bene? Ok, parliamo di un argomento difensivo nel recupero del contropiede, va bene? Ok, allora mettiamoci con un pallone, tutti e 10, fronte al canestro, in fila indiana, alternati, un giallo e un blu. Nel recupero del contropiede non ci avete marcature decise prima, cioè se all'inizio della partita abbiamo detto allora Francesco marchi Giovanni, Marco marchi Giacomo, Giuseppe marca Franco, nel recupero del contropiede quando adesso io fischio non ci sono accoppiamenti sicuri, si prende il più vicino. Il primo obiettivo è quello di coprire l'area, cioè l'attacco non deve fare un terzo tempo, non deve fare un alley-oop per una schiacciata, non deve fare una schiacciata. Va bene? È chiaro? Ok. Quindi dobbiamo andare a coprire l'area e poi il più vicino che ci abbiamo dell'altra squadra, o giallo e blu a seconda di chi ha la palla quando io fischio, si metterà vicino all'altro e difendiamo un'azione, ok? Al miglior tiro, può essere dopo un passaggio, può essere che arriviamo là, nessuno ci marca e ci facciamo un bel tiro da fuori, se siamo liberi si tira, quando siamo liberi, ma senza forzare un tiro. È chiaro? È chiaro quello che dobbiamo fare? Quindi adesso tapin, si torna indietro in fila, senza fai furbi che partite per andare in difesa, perché non sapete manco chi è che attacca e chi difende, e al fischio chi c'ha la palla andiamo all'altra parte e attacchiamo. Per l'attacco è ovvio che l'obiettivo è quello di possibilmente nel più breve tempo possibile, quindi con passaggi, non palleggi, di andare a arrivare a fare un terzo tempo, una schiacciata, una alley-oop. Ci siamo? Vai! Viva! Ok, stop. Allora, tu ti chiami? Giacomo, scusa, ma tu hai sentito qualcuno stamattina, allenatore tuo, che ti ha detto 5, 4, 3, perché finiva 24 secondi? No. Che abbiamo detto quando stavamo là? Arriviamo dall'altra parte per chi attacca, se siamo liberi anche al primo passaggio tiriamo, se non siamo liberi arriviamo al miglior tiro. Quello era un buon tiro. Hai penetrato contro tre giocatori, tre avversari. Avanti,
Molto bene, mi è piaciuto molto il lavoro che ha fatto questo nostro giocatore, che si è preoccupato con la palla lì di proteggere l'area, perché è il primo che è arrivato, di riempirla e non dargli l'idea a quell'attaccante che potesse guadagnare un terzo tempo facile. Bravo, molto bene. Tabin, siamo pronti. Fermo là, pronti? Vai! Via! Ok, molto bene, bravi, bravi, bravi. Perché bravi? Bravi perché l'obiettivo di questo esercizio qual è? Quello del recupero del contropiede. Quindi non posso qua fare una cosa, una filippica, gli ha passato la palla. Non posso massacrare questo perché ha passato la palla. Ovviamente se ne... Molto bene, bravi ragazzi, abbiamo recuperato l'area, molto bene. A Giovanni, e dai con questi passaggi, se non è libero portala, no? Via, pronti! Vai, su! Ok, cambio, cambio qua, molto bene, bravi, 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 molto bene. Giuseppe, no scusa dai, non mi posso ricordare tutti i nomi. Hai guardato prima se c'era un passaggio, prima inizi a palleggiare? Dai, prima cosa, come prendi la palla, rimbalza al fischio, guardi se magari c'è un passaggio lungo e c'è un compagno lì è libero, senza palleggiare. Poi dopo palleggi, tanto c'hai 8 secondi per superare la metà campo. Vai, via, andiamo, su, su, via. Via! Ok, molto bene, bravi, bravi, molto bene. Chi è che ha portato la palla avanti? Tu hai portato la palla avanti. L'hai visto il compagno qua che era libero? Perché non gli hai passata subito? Perché al secondo palleggio il difensore è arrivato. È avanti, noi dobbiamo provare a fare contropiede. Dai, su, bravi, gialli, molto bene. Molto bene a riempire l'area, bravi. Via, vai, vai, via, su. Bravo. Gioca, gioca, buona, gioca. Ok, va bene, va bene. Già per esempio Luca già ha metabolizzato quello che gli abbiamo detto 3 azioni fa, gli abbiamo dato un messaggio preciso. Oh, prima cosa, ma perché adesso Luca è importante? Perché Luca è lo strumento che ci serve per testare la difesa. E quindi è stato decisivo che lui abbia guardato per vedere se c'era un compagno libero. Bravo. Ok. Uno là con la palla, un difensore. Uno lì senza palla, un difensore. Uno lì senza palla, un difensore. Gli altri seduti, grazie. Durante la stagione abbiamo parlato qua di un esercizio banale, banale sul contropiede per il recupero difensivo, argomento, concetti difensivi, recupero del contropiede, proteggere l'area per non subire contropiede. No, faccio un passo indietro, scusa, metti qua uno là con la palla, scusa, per sempre per rinominare un argomento e darvene un altro. No, dai la palla là, bravo, fuori dal campo. Ok, fuori dal campo e gialli, scusa, fuori dal campo e gialli. Mettete qua più o meno a metà, tra il box, tra la tacchetta e la metà campo. Dall'altra parte, bravo. Ok, tu passi la palla, tu devi andare a difendere, sei 2 contro 1 a questo canestro. Tu passi la palla, tu passi la palla, tu come hai preso la palla? Attacchi l'area, attacchi il ferro. Sarebbe meglio, preferibile, immaginando che quando andiamo in attacco, la difesa recupera mediamente su questa corsia, quando tu prendi la palla la cosa migliore sarebbe quella che tu strappi con la mano esterna e attacchi l'area dal fondo, va bene? Obiettivo tuo è quello di far fare più passaggi e più palleggi possibili all'attacco. Obiettivo vostro è quello che in un tempo rapidissimo andare a fare il tiro a più alta percentuale, quindi un terzo tempo. È chiaro? Vai! Ok, dai, cambio, chi starà qua a ballaggio, senza orario, senza entorario, è chiaro l'esercizio? Allora, prima abbiamo dato un'idea generale, globale, su quello che è. Qual è il primo obiettivo sul argomento dell'anno? Argomento all'interno del planning vostro annuale, recupero e contropiede. Bene, gli diamo un'informazione su quello che è il primo obiettivo, riempire l'area, forzare l'attacco a fare un tiro da fuori, a non fare un terzo tempo, una schiacciata, una layup.
Andiamo poi avanti nell'arco dell'anno o magari l'allenamento successivo e cominciamo a dividere. Allora diamo un'informazione per esempio sul recupero del 2 contro 1, perché può succedere il 2 contro 1, giusto? Adesso parti a metà campo là con la palla, parti a metà campo senza palla all'altezza della linea, bravo, fuori dal cerchio, molto bene, parti da là. Va bene, bravo, tu vieni di sprint per difendere contro di loro, tu puoi attaccare subito o passare la palla, la stessa roba di prima, 2 contro 1, quando sei pronto parti. Ok, dinamicamente ma anche visivamente, chi difende ha una visione diversa di come difendere, perché magari era là e perché stava marcando un avversario lì e improvvisamente ha visto che c'è uno libero, si stacca per venire a ritardare, un altro esercizio che può essere estremamente utile per far capire cosa vogliamo fare. Ok, adesso fate la stessa cosa, andiamo sul 2 contro 1 voi, 2 contro 1, finita l'azione, attacchi te che difendevi, quindi o canestro o rimbalzo, attacchi te per andare dall'altra parte, 1 contro 2, tu devi essere estremamente motivato che loro due li puoi battere con finte, con accelerazioni e rallentamenti, con cambi di mano rapidi per poter andare dall'altra parte. Voi due dovete comunicare tra voi due per cercare di portarlo, non farlo stare nella corsia centrale, ma cercare di indirizzarlo su un lato. Va bene? Vai! Andiamo! Dai, buona, via, attacca, puoi palleggiare. Vai, su, uno è battuto, batti anche con l'altro. Ok, e anche qua abbiamo un'infinità di messaggi, per esempio a questo giocatore dobbiamo allenarlo meglio sul cambio di mano perché ha fatto una palla accompagnata, sui due difensori, sul primo difensore, quello che non te puoi far battere sul primo palleggio, va bene? Ok, cancellato questo, ritorniamo come stavamo. E da qua ne potete fare miliardi di esercizi, miliardi, palla là. Ok, allora, siamo a difesa sulla palla e difesa un passaggio. Il lavoro tuo è quello di difendere la linea tra lui e il canestro, quindi non indirizzi né sulla mano destra né sulla mano sinistra. Tu quello che sei è un passaggio e devi anticipare, quindi essere in equilibrio e devi fare come lo schermitore. Cioè che fa lo schermitore? Affonda per poi tornare, no? E tu devi fare sto lavoro con questo gioco di piedi. E te la stessa cosa là sopra, va bene? Per l'attacco massimo due palleggi, per la difesa ovviamente cercare di difendere, io faccio il countdown, quando arriviamo a 5-4-3 già avete fatto abbastanza, è il momento di concretizzare per recuperare il pallone. Ci siamo? Vai! Palla persa, cambio attacco-difesa, bene. Cambia attacco difesa. Andiamo! Cambia attacco difesa. Grandissimi difensore o scarsissimi attaccanti, bisogna capire dov'è. Lo capiremo. Ok, vai, cambia ancora. Ruotiamo anche di un posto, ogni volta ruotiamo di un posto, quindi giriamo in senso antiorario, stop. Che tu hai palleggiato qua? Che ti è servito sto palleggio? La presa qua, qual è la cosa più pericolosa che puoi fare per mettere in difficoltà lui con la palla che hai preso qua? Magari fronteggia il canestro, come? Non lo so, dipende da dove sta lui. Potrebbe essere che vai sul fondo se devi fare il palleggio perché ormai lui è battuto, oppure può darsi che invece devi fronteggiare perché sennò lui non difende. Che ti serve in palleggio in allontanamento? No, sei poco efficace. Parlo con quello dell'attacco per stimolare un attacco che sia più efficace per lavorare sulla difesa. Andiamo! Va bene, bravi. Adesso una cosa in più, visto che la state facendo, abbiamo 5 posizioni sul campo, ala, playmaker, angolo, ala e angolo, ok? Se io sto andando lì e vedo che c'è un compagno su un movimento di taglio, quindi non ci sono blocchi, non ci sono schemi, non c'è niente, devo solamente saper riconoscere per l'attacco. Se lì c'è un compagno con la maglia blu che ha già occupato, quella posizione, andrò a prenderne un'altra, o se è libera quella andrò là sopra. Va bene? Vai! Stop! Oh, schermitore, com'era lo schermitore?
No, con i piedi paralleli, vero? Un piede un po' più avanti e l'altro un po' più dietro e poi scivoli come se fossi sui binari del tram, del treno, scegli te. Ok? Tira fuori il braccio, vai! Ok, cambio, cambio. Cambiamo pure posizioni, dai, avete 5 posizioni. Oh! 5 posizioni! Top, top. L'allenatore ha detto passa e blocca? No, quindi una cosa facile facile che poi fa dove è passato. Ah, bravo, perché per questo mico sai se difende. Quando tu stai qua con la palla, che palleggio o no, questo è il massimo dell'arrapamento per difendere. Quando compa, hai passato la palla, forse questo mezzo secondo, cioè, meno male ha passato la palla. Quello è il momento in cui mentre passi tagli e verifichiamo se lui difende. Davanti o dietro, è uguale. Forza. Stop, stop, stop. È chiaro sto lavoro dei piedi, dello schermidore, braccio fuori, eh? Dai, via, vai. Ok, va bene. Se qui dovessimo dare un'informazione corretta, a chi la daremmo? A quello che ha difeso che si è fatto battere in backdoor o a quello che l'ha passata? Cioè, qual è la domanda che me lo fa io allenatore? Qual è l'obiettivo che io voglio raggiungere? Se io al mio giocatore, al mio ragazzo, gli dico, oh, tu qua devi anticipare perché sei a un passaggio, nella fase iniziale devo anche concedere che può essere battuto in backdoor. Ma se io a quello che viene battuto in backdoor gli dico cazzo Giovanni difendi, porca puttana non hai difeso, la volta dopo la risposta, la vostra comunicazione sarà che questo sta mezzo metro indietro, che lascia prendere la palla perché non vuole essere insultato o ripreso perché gli avete detto che ha dato il backdoor. Quindi noi siamo decisivi per la crescita della squadra, palla là. E allora l'informazione, se io a questo gli dico anticipa, tira fuori la mano, stai sulla linea di passaggio, qua ci possiamo mettere il palmo, il gomito, la spalla, quello che volete voi, scegliete voi, va tutto quanto bene. L'informazione è a questo, che lo guarda e che non ha un minimo di aggressività, che pronto, caglia palla, fa un passo indietro, attaccalo, vieni indietro, che attraccia la linea di palla con un pallone, con una mano, l'altra mettetela più bassa per non farlo palleggiare. Ci siamo? Proviamo, vai! Ok, Lello, vai là. Lello è stato estremamente bravo nel difendere, difendi, già li difeso, nel difendere come gli ha chiesto l'allenatore. Adesso Lello, quando questo vedi che parte, se ti apri ti ha ammazzato, perché non c'hai più reattività, è difficile perché lo spazio poi dai tre punti a là è tanto da coprire, non è che da qua dentro, sai, uno dice ma mi sono aperto perché tanto questo lo riesco a coprire sto spazietto, ma allora da là, prossima volta fai anticipo, è stato bravissimo e poi devi solamente cambiare l'assetto, ma è la stessa difesa, è come quando stavi dall'altra parte in ala che difendevi con questa mano. Uguale, giusto? Quindi una cosa che già conosci che hai fatto là, quindi anticipo qui, come vedi che cambia, cambia anche te, va bene? Bravo, ancora. Va bene, bravo. Guarda che c'è un'infinità di informazione, se io faccio la radiografia a sti ragazzi e quello che fanno, c'è un'infinità di informazioni che a volte noi torniamo a casa e diciamo cazzo, domani c'ho allenamento, o magari lo facciamo male, cioè male quello che vi sto dicendo, che arriviamo all'allenamento e diciamo, e oggi che gli faccio fa? Ma oggi non lo so, boh, mo ci pensiamo, che è gravissimo, a qualsiasi livello, mini basket o Serie A, a qualsiasi livello, e vi posso garantire che succede dal mini basket alla Serie A. Nell'infinità di informazioni, per esempio, vedo che chi attaccava qua, che eri tu, difendi, attacca. Per esempio lui, la sua attenzione, già lui mi sta dando risposta a quello che io volevo dire, che lui sta guardando solamente lì. Allora, quando avrò finito il mio argomento difensivo, ho già degli elementi e degli esercizi per farlo lavorare sull'attacco, dove la prima cosa che sarà quella di dirgli di fronteggiare il canestro e mettersi per essere pericoloso contro questo, perché se la palla è qua ho già perso.
La difesa ha già vinto. Se il mio obiettivo è quello di allenare la difesa, come faccio io a allenare la difesa su un attacco che è finto, su un attacco che non è efficace? Non devo confondere, nel senso che se l'argomento principale, se il tema principale, che è quello quando andrà a fare gli esami a Bormio o dove li fate, a Norcia o quello che è, o a Roma per il primo livello, che vi dicono, c'è un tema principale dell'argomento del vostro allenamento e quello è la traccia e quello deve essere seguito, però non ce dobbiamo dimenticare anche del resto, perché se voglio rendere efficace il tema centrale non può non essere efficace se non è efficace quello che mi serve per arrivarci e quindi all'attacco. Va bene? Come questo voi ne potete fare 28.000 di questi esercizi, palla là, mettete in angolo, mettete in ala. Abbiamo fatto lavoro su uomo su palla uno contro uno, a un passaggio di distanza, in diverse posizioni del campo, parlando di esterni. Poi potremo parlare anche di lunghi, ma il tempo penso che sarà poco. E adesso possiamo fare la stessa roba con lato forte e lato debole, e quindi a più passaggi, non a un passaggio. E gli cominciamo a dare delle informazioni. Per lui le informazioni sono sempre le stesse, la linea tra lui e il canestro, per te deve stare perlomeno con piede sulla linea mediana. Sai qual è la linea mediana? Quale? Bravo, mettete con piede sulla linea mediana. Beh, bravo, ci sei quasi. Ok, è la stessa roba per te. Come? Cercando di guardare un punto in mezzo, un punto in mezzo che mi permetta di vedere sia la palla che l'uomo là. Dice, ma non so sulla linea di passaggio. Ma insomma, vediamo, perché se lui fa un passaggio diretto da qua, forse ci riusciamo a anticiparlo. Se noi siamo qua un po' non danzando, come diciamo anche ai nostri, dance, no? Muoviti, non gli dà un punto di riferimento preciso, forse quello un passaggio diretto non lo fa e magari lo fa a colombello, a scavalcare, allora mi dà il tempo di volare con la palla e arrivare sul mio avversario. Quindi, balli. Se c'è un passaggio diretto vogliamo intercettare per andare in contropiede. Se la palla invece passa alta, devi avere il tempo di arrivare per stargli sotto per marcare il tiro. Va bene? Per te è la stessa roba, ok? C'è una cosa in più. Se questo penetra, se già avete fatto penetrazione sul fondo e gli avete spiegato come difendete, se già avete fatto penetrazione sul centro e gli avete spiegato come difendete. Se non gliel'avete spiegato, fate prima una cosa e poi ne fate un'altra. Quindi immaginiamo che voi già sapete tutto. Penetrazione sul fondo, chiudo. Ne marchi due, dove va la palla vai. Dove va la palla vai. Torna indietro. Questo è un particolare interessante. Questo che difende, che è battuto, se è battuto, vai, e sta recuperando, come recupererà? Correndo, è probabile, o magari scivolando. Guardate i piedi, vai, o corri o scivoli. Tu chiudi. Guardate i piedi di questo che corre e scivola, guardate i piedi di quello che va in aiuto e vi fermate là sul perimetro dell'area. Vai. Ok, stop. Dinamicamente, vai là, vai là. Dinamicamente, se la palla esce fuori, tu vai a marcare chi prende la palla. Butta la palla dove ti pare. Ok, stop. Di questi due, chi è in condizione migliore per poter recuperare sull'altro libero? Quello che stava qua sopra. Perché? Torna indietro. Palla. Perché se questo è battuto, minimo scivola e quindi la direzione dei piedi sono in quel senso. La direzione dei piedi di questo difensore è in quel senso. La cosa più semplice è che questo giocatore vada a recuperare quello che è rimasto libero. È una banalità, è una cretinata, però se gliela diamo dall'inizio forse diventa facile. Noi questa roba la facciamo con la Serie A, l'unico che noi gli facciamo fare che va in rotazione, è la valle, gli altri vanno tutti in rotazione. Perché? Perché ritorna a monte sullo stesso discorso, perché secondo me la valle è il meno efficace dinamicamente nella difesa del perimetro, ma è molto efficace nel presidiare l'area per le stoppate. E allora io, siccome cerco di portare, come si dice, l'utile nel mio portafoglio, cerco di farlo lasciare qui. Però è un'eccezione, se io dovessi insegnare a dei ragazzi come regola darei questa, e se qua difende uno che
presunto tale under 15 faccia il pivot, che io sono inorridito, o under 14 peggio ancora, o 13 peggio ancora, che sono inorridito, se uno fa il pivot a quell'età, qualsiasi società, qualsiasi club, questo qui, se è presunto tale un pivot o mediamente più alto rispetto a un altro ragazzo, lo mando in rotazione. Va bene? Ok. Se invece adesso lui penetra sul centro, il tuo lavoro non sarà mai di chiudere, non è roba tua, perché tu sei il più vicino su questo passaggio, quindi se te chiudi e quello sta dentro l'area perché l'allenatore gli ha detto stai sulla mediana, se la palla va là siamo morti, non ci aiuta nessuno. Quindi il lavoro tuo sarà sempre lo stesso come prima, che danzi e poi più lui palleggia e più ti abbassi in una posizione che ti permetta di difendere uno o l'altro. Per te è sempre lo stesso obiettivo, dove va la palla vai. Vai là, per te invece, come lui guadagna il centro, come hai fatto due passi per andare al perimetro, fai due passi per alzarti. Ma è sufficiente che arrivi oltre lo smile. Non me ne frega se arrivi al tiro libero, diciamo che il tiro libero è roba sua. Quindi tu basta che stai fuori un passo dallo smile, va bene? Ci siamo, attacca dove vuoi e giochiamo con sta roba. Vai! Ok, cambia attacco difesa, bravi. Manteniamo le stesse posizioni e poi rotiamo. Via! Ok, una cosa che non avevo detto prima e quindi è colpa mia, palla qua. Nell'esercizio di prima un passaggio, rimettetela sopra, attacco difesa, sopra. Attacco difesa angolo. Tutte le penetrazioni che... Com'è la difesa? Difendi. Tutte le penetrazioni che vengono a un passaggio non c'è mai chiusura, è solamente finta e ritorno. Quindi io sono qua a un passaggio, quello penetra, il mio lavoro è fintare e tornare, fintare con questa mano perché magari gliela posso pure cuccare, ma non devo stare, il mio è solamente una finta, ritorna. Vai, finto e torno con questa mano alta, perché se a lui gli viene in mente, perché questo è il passaggio più semplice di passarla, ho già il vantaggio di mezzo secondo di prenderla e andare in contropiede, o di prenderla e fare un passaggio lungo. Stessa roba per te, lui viene in penetrazione sul centro, per te è finta e ritorno, tira sulla mano sinistra quando torni, rifacciamo, pronto, didattico, 1-2, mano sinistra alta, vai, eccolo lì, bravo, ok, attenzione, se immaginiamo che penetri qui, più lui penetra, fa un palleggio, torna indietro, anticipa, difendi, anticipa. Lui fa un palleggio e tu ti sposti un passo. Lui fa un palleggio. Dove vai? Quello tira da libero. Porco cane! Bravo, bravo, è roba tua. Fregatene. Io più mi avvicino, tu più ti devi avvicinare. Ok? Quindi se questo io... Per un motivo qualsiasi, siamo già in area, cerca di stare in area, perché se questo va per un terzo tempo, ci devi essere te, eh? Ok? Ok. Nell'ipotesi che non deve succedere, quello ti batte, il tuo compagno affronta il palleggiatore, quello che stai marcando te, e siamo dentro l'area, in automatico c'è cambio. Non stiamo a dire cambio o non cambio, è automatico. Come quello ha messo i piedi dentro e ti ha aiutato, cioè tu non hai recuperato, se tu recuperi siamo a posto, lui recupera. Se tu non hai recuperato e quello viene, vai in automatico sul cambio. Se penetra sul fondo che succede? Bravo, perché sei l'ultimo del lato debole, ce ne abbiamo altri. Gli altri due sono morti, stanno a metà campo. Se lui chiude, te che fai? Bravo. Pronti? Vai! Stop. Io mica l'ho detto di muovere, eh. E tu devi sta... cioè, dai, su. Te sei furbo, Marco, eh? Vai. Su. Stop. Ho chiesto di chiudere la penetrazione. Guarda che se quello va a schiacciare, non è roba tua, fregatene. Se lui va a schiacciare, tu non è la tua responsabilità, tu devi preoccupare di marca il tuo, se viene dal lato tuo. Vai! Va bene, ok. Era una cosa di prima che mi ero dimenticato, che invece secondo me è importante.
Eravamo rimasti, ritorniamo a prima, ritorniamo a la palla qua, quello sul fondo, quello in angolo e l'altro in ala. Ok, quindi abbiamo difesa sull'uomo con palla che continua a esserci, difesa del lato debole a più passaggi, va bene? Proviamo a fare quelle regole che abbiamo detto, vai! Stop, stop! Abbiamo detto che non ci muoviamo, l'attacco, io non ho detto l'attacco si muove, l'attacco sta fermo. Se io adesso a questo gli dico, porca cane, perché cazzo non vai qua dentro? Ma come faccio io a aiutarlo a questo a capire com'è lo spirito dell'esercizio? Gli dovrò dire all'attaccante, stai qua, fai il tuo lavoro, se tu nessuno viene a recuperare da qua ti fai un bel tiro. O sul recupero puoi attaccare, ma devi stare qua per ricevere la palla, va bene? Pronti? Vai! Bravi! Ma Marco, te con me non giocheresti mai, eh? Ma te non giocheresti veramente mai? Ma hai recuperato su un tiratore con una mosceria, ma gli devi andare a mangiare quello che sai. Oh, oh, se quello segna rischiamo che è l'ultimo tiro della partita, abbiamo perso. Te che vuoi fare, vuoi uscire dal campo vincente o perdente? E tu recuperi così per vincere. Avanti. Bravi. Vai! Stop! Ma chi è l'allenatore De Marco? Io te voglio fare i complimenti perché te ci devi una pazienza ciclopica proprio. Ma Marco, ma abbiamo detto prima, no? Questo chiude, tu sei in recupero, lui marca dove va la palla, chi va a difendere l'altro? Che sei in debito del piatto di pasta? Ce la fai? Andiamo! Quali sono le tue competenze? Sì. Coprire. No, chiudi il palleggiatore. Bene. Fa quello che ti chiedo. Chiudi il palleggiatore. Stop. Chi va sul primo passaggio? Chi va sul secondo passaggio? Lui. Avanti. Pronti. Va bene, adesso se un pelino mentre la palla va, tu sei qua, no? Finché non sai quello che fa, però capisci se il tuo compagno ha recuperato la penetrazione, no? Ma mentre la palla viaggia là, se tu cominci a fare due passetti, forse quando la palla questo decide di passarla qua sei arrivato. O magari ritorniamo all'esercizio di prima che con la palla là tu devi essere qua in anticipo. Se tu parti dopo mezz'ora non ci arriviamo più. Va bene? Pronti? Stop! Vai in angolo là, mettiti in ala. Dagli la palla, sei pronto? Vai! Marco, hai visto che ne ha fatto canestro che ha recuperato? Cambia attacco difesa. Oh, taglia fuori, eh! Pronto! Stop! Che devi fare per far taglia fuori? Devi andare verso il canestro. Devi andare? Bravo! No, 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 io non lo so. Chiedo. Palla là. Sempre fermo l'attacco, bravo Marco. Vai! Ancora, bravo, via, pronto! Ancora, fallo. Oh, ci deve arrivare la riprende sfondamento, dove stai? Danza, dove sei? Sulla linea mediana, danza! Dentro e fuori, forza! Eccolo lì! No, è un passaggio o più passaggi? La palla qua, un passaggio, quindi lo devi anticipare, giusto? Avanti, pronto, vai! Vola! Bravo! Ok, perfetto, Marco con me dopo sto tiro andrebbe in panchina, cambio, perché non ha pazienza, te devi essere veramente un santo, guarda, va bene. A un passaggio a più passaggi, mettiamoci dentro anche magari un giocatore che casualmente... Non è un pivot, casualmente è in una posizione di post basso. Chi è il più basso di voi? Andate là, vai, siete là in posizione di post basso. Attacco difesa. Mettete là sopra quella palla. Vai dall'altra parte senza palla.
due esterni e un interno, ma un interno non perché è il nostro pivot. Non massacriamo i nostri ragazzi che sono pivot a 15 anni, a 17 anni e anche a 19, tranne rare eccezioni. È una posizione che sta occupando l'attacco. Chi è in attacco? Sei in 3 secondi. Dove sei in difesa, te? Sì, sì, grazie, molto gentile. Bene, sempre su un piede. Questo piede perlomeno sulla linea mediana, bravo Marco, ok. Marco, però tu devi danzare perché, Marco, se tu sei così, se lui è bravo, c'è un passaggio diretto, va bene? Vai, vai in ala, prolungamento del personale. Ok, a quanti passaggi sei? Bravo, sulla linea mediana, come prima, non è cambiato niente, stesse regole. Attacchi il fondo, attacchi il centro, va bene? Le regole di prima, uguale, vai! Top, dai, rifacciamo. Rifacciamo, molto bene. Adesso ti do un destro, perché il destro mi sento più forte. Rifacciamo, cammina, vai, via. Slow motion, tu fai lo stesso attacco di prima, rimettere in dove stai. Bravo. Tadà! Dove stavi tu? Hai chiuso qua, no? Se no questo prende la palla, prima hai chiuso qui. Bravo, la palla finisce là, abbiamo detto che c'è uno che ha chiuso, chi è che ha chiuso? Vedi qua. Magari fuori dall'arco. Ok, tu stai recuperando, giusto? Il primo passaggio chi lo prende? E il secondo passaggio lo prendi te, perché i piedi tuoi vanno più facilmente verso canestro, i suoi invece vanno in allontanamento dal canestro. Va bene? Siamo pronti? Bravo! Pronto! Vai! Ok, molto bene, cambia attacco difesa, stesse posizioni, cambia attacco difesa, stesse posizioni. Pronto? Vai! Ma aiuta cosa? Ma quello sta a palleggiare qua, ma aiuta cosa? Palleggia sul posto, che te deve aiutare? Dove vai te? Dove vai? Te la molli uno dentro l'area e questo sta qua, sta davanti, lui sta a far finta di attaccare, dobbiamo riconoscere. Quale aiuto? Pronto? Vai! Bravo, ok, molto bene, non c'è bisogno di aiuto, aiuto c'è se quello è battuto, non è battuto, cambia attacco difesa e ruotare in posto. Dai, 3, 2, 1, mezzo, vai! Non c'è aiuto, bravo, ok, ognuno sul suo, molto bene, tira fuori! Ok, va bene. Uno sempre lì con la palla, stessa coppia, cambia attacco difesa, stesse posizioni. Adesso chi sta lì sotto? Prolungamento del personale. Prolungamento del, come prima, non è cambiato niente, vieni qua. E qua scegliete voi, perché qua veramente si apre il mondo. Lui chi è che attacca? Bravo, difendi. Lui penetra sul fondo. Questo si apre sui 3 punti. Chiude questo oppure torna indietro. Vai. Dove stai? Prolungamento del personale, non è che ti ho detto più o meno. Prolungamento del personale fuori dai 3 punti. Oppure adesso mentre tu cammina in penetrazione, si alza, tu lo segui, lo tieni a uomo, e te che sei l'ultimo sul lato debole con la palla giusto, come lui si abbassa, sei tu che andrai a chiudere, possibilmente perlomeno un passo fuori dallo smile, ok? Ci sei? Vai! Eccolo lì, ok, stop! Può essere valida una, può essere valida l'altra. Secondo me è da insegnare a tutte e due, perché? Perché potrebbe essere che questo attaccante della Virtus è Laval, che non è efficace nel tiro da 3 punti. E io ho informato il mio giocatore che rimane lì a proteggere l'area, che se Laval da qua tira da 3 punti è colpa mia, lo dico con chiarezza. Se tira da 3 punti e fa canestro, tu sei stato bravissimo, ho sbagliato io, è una mia scelta. Oppure, questo qua è Datome che sta giocando da 4, vai, e allora io dico stai con Datome e molliamo l'ultimo del lato debole. È valida una, è valida l'altra, scegliete voi. Va bene una e va bene l'altra.
potete fare 1000 esercizi su sta roba, giocatori esterni, giocatori lato forte e lato debole, giocatori un interno e esterni, lato debole, un interno e esterni, lato forte, potete fare veramente, vi potete sbizzarrire su tutto e di più. Ok, quanto c'ho ancora? Non c'ho. C'ho, va bene. Ok, allora, rimettiamoci adesso, 3 esterni qua, un pallone qua. Palla là, scusa, lì uno senza palla, uno là, un'altra coppia attacco-difesa. Uno qualsiasi, con entusiasmo. Bravo, rimettete seduti. Una coppia qualsiasi attacco-difesa, vai. Bravo, mettete un po' sbasso, dentro l'area. Ok. Un po' sbasso, scusa, non dentro l'area, fuori dalla, chi attacca fuori dall'area e chi difende dentro l'area. Hai preso qualche cosa di quello che abbiamo fatto fino adesso? Quindi se la palla sta là come difendi? Bravo, magari te apri leggermente. Sarà meglio, perché devi cercare di guardare un punto e mezzo che ti fa vedere tutti e due. Se vuoi ti puoi aiutare con le mani che indicano il tuo avversario e quello con la palla. Scegliete, l'importante è che guardi qua in mezzo che vedi tutti e due. Stessa roba di prima, o penne sul fondo, o penne sul centro, tu sei a un passaggio, tu sei a due passaggi, però non è più come prima, chi ha chiuso questa penetrazione se quello penetra? Perché l'ultimo chi è? Lui, non sei te, va bene? Pronti? Vai! Ok, cambio, stesse posizioni, cambio attacco difesa. Stop, stop, ritorniamo a difesa in passaggio, no? Siamo stati bravissimi, abbiamo collassato l'area, non sono riusciti a entrare, ha messo mezzo piede dentro l'area, l'abbiamo costretti a passare la palla fuori sul perimetro, ha preso la palla qui, tu sei in passaggio, anti 100%, no? Se questo gioca in backdoor ci aspettiamo che tu lo riesci a difendere e comunque ci sarà un compagno che speriamo che ti aiuterà. Pronti? Stop, Marco, dai, cerca di mangiartelo, su, vai! Bravo, ancora, 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 stessi, via, parti, buona, su. Ok, stop. E adesso è come prima, no? Chi è che ha chiuso la penetrazione? Quando eravamo in due, lui ha chiuso la penetrazione. Se tu eri là con la palla, chi è che va sul primo passaggio? Perché quando abbiamo fatto il lavoro a due sul lato debole era così, no? La regola è uguale, non cambia niente, quindi lui chiude, tu sei l'ultimo sul lato debole quando lui chiude, li marchi tutti e due, dove va la palla vai, chi è che ha difeso la penetrazione? Bravo, e tu andrai a recuperare su quello che rimane libero. Ci siamo? Pronti? Vai! Stop, stop, perché Marco viene fino qua? No, ma io no. Ma che penetrazione, rifai la stessa cosa, rifai la stessa cosa in attacco, uguale identico, uguale identico. Vai, 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 vai. Da là hai passato la palla? Ah, l'ho visto male io, sì, va bene, giusto, ho sbagliato io, scusa. Vai, mi era sembrato che si era allargato. Sbagliato io, bravo Marco, bravo, buono. Su! Ancora, 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 ancora. Tu sei? Luca. Luca, non puoi fare mille cose, eh? Se l'allenatore ha detto che devi chiudere qua, se sei venuto a chiudere devi sapere che il compagno andrà sul tuo. Tu rimani su quello che hai chiuso e poi tutti quanti ruotiamo. Ci sei? Come esercizio prima, eh? Uguale. Vai! Stop, 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 dai, su. Troppo facile la penetrazione. Forza Marco, su. Su. Luca, cerca di non farla arrivare lì, cerca di andare un passo fuori dallo smile, abbiamo detto, eh. Vai, via! Ok, va bene, ancora, ancora, dai, pronti, 3, 2, 1, vai, ok, stop, 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 va bene, va bene, va bene, non c'è la chiusura, non c'è la chiusura, perché se tu chiudi qua, a chi abbassi della palla che se ne sta? Perché chi qua non ci viene più nessuno a recuperare, ok, è solo finta il ritorno, potremmo veramente farne un'infinità di esercizi su sta roba, allora, vorrei che metteste più attenzione non tanto sulla proposta di esercizi che prendiamo un libro e ce ne so 10.000, venite a vedere gli allenamenti nostri dal martedì al giovedì
adesso un po' meno, ma all'inizio della stagione sempre, 2 contro 2, 3 contro 3, 4 contro 4, 1 contro 1, 2 contro 1, e trovate tutti questi contenuti qua. Quello che vorrei dire è i messaggi che noi mandiamo, e ritorno, la congruenza, la credibilità. Se nella rotazione di prima, dove do un'informazione non corretta al difensore, non corretta al mio giocatore, cioè a Marco prima che gli ho detto no, non va bene, e poi mi rendo conto che ho sbagliato io, cioè avevo visto male, chiedo a Marco, Marco dov'era la penetrazione? Qua, ok scusa ho sbagliato io, ho visto male io, è credibilità, è congruenza, Marco mi chiederà ancora di più perché la volta dopo che io gli faccio una correzione sicuramente ci avrò più credito su quello che io gli vado a dire e non invece perché lo punisco sempre e comunque perché io sono allenatore e perché lui è il mio giocatore, a qualsiasi livello, Serie A o settore giovanile, vale molto di più sta roba che un'infinità di esercizi che possono essere fini a se stessi, bellissimi da vedere, ma che poi gratta gratta, se non andiamo al momento chiave, che è quello della verifica, propongo un esercizio, gli do un'informazione, gli dico come voglio che deve essere fatto, e poi però nel momento chiave in cui non viene fatto quello che chiedo io, per come lo voglio io, non verifico, non fermo, non intervengo per rifar fare quello che ho chiesto, per ridare un'informazione esatta di quello che voglio vedere, tutti gli esercizi che fate non servono a niente, è tempo perso, è buttato e nessuno mi crederà. Va bene, ci avete qualche domanda da farmi? In genere quando non ci sono domande ci sono due aspetti, il primo che uno se ne vuole andare e il secondo che è tutto estremamente chiaro come sicuramente sarà. Grazie, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie, bocca al lupo. Marco. Ciao, grazie, ciao, grazie. Buongiorno e benvenuti a questo clinico di Basket Coach, prevenzione per rompere l'arco inferiore nel basket e poi concetti difensivi. Io vi porto il saluto anche del presidente del Consiglio regionale Francesco Martini. Credo che questo sia un momento importante. Ci sarà anche più tardi Marco Romani che dirà qualche notizia tecnica, concetti difensivi, ma il fulcro, la parte importante di questo clinico è appunto la prevenzione delle patologie dell'arco. Vediamo le statistiche che soprattutto per i ragazzi, per i più giovani, il numero degli infortuni, dei problemi, delle connessioni è in crescita ed è un problema molto serio. Dobbiamo molto serio per tanti motivi, per le squadre di vertice perché vengono a perdere il capitale tecnico, per le squadre di base, perché si viene a tornare a limitare l'apporto e il contributo di ragazzi che fanno sport per divertirsi e che sarebbe giusto quindi tutelare nel modo migliore. Interverranno il professor Fabrizio Margheritini, che è docente di traumatologia dello sport allo IUM, l'Università di Alto Carico, che è chirurgo ortopedico, è stato allievo e allievo del professor Magliani, e ha ottenuto un fellowship a Pittsburgh e Cleveland, che noi ricordiamo e conosciamo anche, perché è il nipote di Alberto, uno dei più grandi pionieri della pallacanestro laziale, possiamo dire, romana. Poi la dottoressa Giulia De Ioannon, la vera scienza motoria, specializzata in attività motoria preventiva adattata, con una tesi di traumatologia dello sport, dottore di ricerca in scienza dello sport, dell'esercizio e dell'ergonomia. Attualmente si dedica all'attività di rieducazione motoria post-infortunio per riavviare gli atleti infortunati alla pratica sportiva. E poi due personaggi che conosciamo tutti, perché gli siamo amici, il professor Paolo Paoli, che attualmente è il medico del Trentino,
che fin da 89, e quindi per 10 anni è stato preparatore della Virtus Roma, tornandoci poi per altri 10 anni, dal 2002 al 2011, nel frattempo l'esperienza alla Luis e ancora dopo a Latina. Paolo Salvaggi, grande giocatore, adesso questa sua nuova, no nuova, non più tanto nuova, comunque importante esperienza di sempre giocatore atletico presso l'Unis e il College Italia. Infine Andrea Caravaggio, mental coach della Virtus Roma, che verrà più tardi insieme a Romani, che fino alle 11 se ne andrà, è impegnato con gli allenamenti della squadra, che domani affronteranno una partita importante per mantenere il terzo posto in classifica. Va bene, buon lavoro e grazie. Allora, buongiorno a tutti, vi rubo 5 minuti per innanzitutto dei ringraziamenti doverosi. Ringraziamento è della persona con la quale abbiamo organizzato questo evento, che è una sorta di sogno, perché noi ci conosciamo oramai da tanti anni, ci accomuna per me una passione e per lui un lavoro, appunto quello del basket, e decidemmo tanto tempo fa di fare qualche cosa che sia di pratico e direttamente fruibile per chi è di fronte a noi. Quindi un grande ringraziamento a Marco che ci ha permesso e organizzato questo incontro. Un ringraziamento alla Petriana che ci ospita e che ci dà veramente, diciamo, tutta l'assistenza tecnica per farlo, e farlo sul campo, che è una cosa che effettivamente si vede, o perlomeno io da medico vedo raramente, anche quando vedo ai congressi raramente, insomma, si parla molto spesso di fronte a un telo, ma non si ha mai la possibilità di vedere l'atto medico, in questo caso diciamo i gesti sportivi tecnici. E vorrebbe essere tra l'altro questo un primo step per poter dare una serie di ausili praticamente a tutti coloro che lavorano nel basket e che casomai non sono impegnati con la Virtus Roma, che è la squadra di eccellenza di rappresentanza, ma sono impegnati giornalmente con la tematica appunto dell'infortunio, che penso sia, da un punto di vista chirurgico, io potrei dire a me interessa più il paziente quando arriva sul lettino operatorio, in realtà interessa molto anche la prevenzione, evitare che il paziente arrivi dal medico con una lesione tale da dover essere trattata unicamente con il bisturi. E quindi abbiamo questo primo incontro che tratterà diciamo della parte della prevenzione, che risulta essere, sembrerà un paradosso per un chirurgo, ma fondamentale, e il secondo incontro che organizzeremo tra un mese e mezzo, che è il recupero atletico, che negli ultimi anni è diventato ancora più importante perché non ci sono assolutamente linee guida, e quello che abbiamo fatto e quello che fanno giornalmente i preparatori atletici impegnati nella gestione del paziente infortunato è molto spesso espressione di esperienza personale. Nel secondo incontro daremo appunto delle linee guida che possono essere facilmente anche applicabili sul campo e che permettono appunto di avere una razionalizzazione dell'utilizzo dell'atleta. Adesso lascio la parola a Giulia De Ioannon, che ci introdurrà in qualche modo quelle che sono le cifre di questi problemi. Buongiorno a tutti, spero si senta qualcosa. Allora, io ho preparato una presentazione sull'epidemiologia degli infortuni dell'arto inferiore nel basket. Allora, innanzitutto il basket è uno sport che richiede agilità, coordinazione, sprint, cambi di direzione, e per questo motivo è in continua evoluzione. Inizialmente è stato nel 1891 con due canestri e un pallone da calcio. Quindi è in continua evoluzione e per questo richiede sempre più capacità fisiche e tecniche specifiche. In questa presentazione riporterò la percentuale di infortuni nel gioco del basket e le più comuni lesioni. È uno sport che detiene infortuni molto maggiori rispetto a uno sport di contatto. E anche
anche se è uno sport senza contatto per la maggior parte del tempo. Le lesioni più comuni sono distorsioni alla caviglia, quindi dell'articolazione tibiotarsica, distorsioni e fratture dita delle mani, infortuni al ginocchio e per finire anche fratture da stress. Ho suddiviso le lesioni dovute al sovraccarico funzionale, quindi overuse, da lesioni traumatiche di contatto nel gioco. Le lesioni di sovraccarico funzionale possono essere dovute a un non corretto monitoraggio dell'allenamento. Quindi il sovraccarico funzionale delle articolazioni può provocare il ginocchio del saltatore, ad esempio, oppure la tendinopatia d'Achille, che è un altro infortunio da sovraccarico molto comune, e delle fratture da stress. Sappiamo che un gesto nel basket è proprio quello di continui carichi concentrici ed eccentrici durante la fase di salto, quindi durante la fase di spinta e la fase di ammortizzazione nel salto. Questo fa sì che le articolazioni sono sempre sotto un eccessivo carico e che se la muscolatura non è sviluppata in un modo armonico si provocano le fratture da stress. Quindi la muscolatura non è in grado di sorreggere la spinta e l'atterraggio e quindi l'impatto del terreno arriva direttamente alle ossa provocando frattura da stress. Recentemente abbiamo visto un infortunio di frattura da stress della tibia, ad esempio, di Kevin Ware. E gli infortuni traumatici più comuni sono ad esempio delle lesioni muscolari a livello di stiramenti o strappi muscolari. E questo ha dimostrato che le infortuni, ad esempio distorsioni alle caviglie, usufruiscono per il 57% di partite mancate. E, per esempio, la distorsione alla caviglia è quella più comune. Abbiamo visto che un buon riscaldamento, uno studio ha dimostrato che un buon riscaldamento e una dose di stretching all'inizio e prima della partita può predisporre a una minor causa di infortunio. Lesioni al ginocchio, inoltre, sono come secondo infortunio più comune nel basket e può essere dallo stiramento dei legamenti del collaterale mediale fino alla rottura completa del legamento crociato anteriore. Questo può avvenire in iperestensione e rotazione interna del ginocchio o soprattutto quando ci sono degli sprint, delle forze decelerazioni o degli stop per fermare l'avversario e la palla. La National College Association, quindi uno studio dell'NCAA, ha mostrato che le lesioni al ginocchio vengono causate soprattutto in posizioni senza contatto, quindi soprattutto negli atterraggi impropri e nei cambi di direzione. Uno studio anche non solo sugli elite, ma anche su, diciamo, i giocatori amatori, possiamo dire, sono lesioni più comuni anche in questa popolazione, sono dovute a sovraccarico funzionale, proprio perché nei giocatori di più basso livello magari non possono permettersi un preparatore fisico e quindi l'allenatore è costretto a fare entrambe le cose e c'è sempre meno tempo e quindi la maggior parte degli infortuni viene per sovraccarico funzionale delle articolazioni. Inoltre è stato anche fatto uno studio in base alle posizioni di gioco, quindi infortuni più comuni a seconda delle posizioni di gioco nel basket. Questo ha dimostrato che gli infortuni avvengono soprattutto nelle guardie tiratrici.
Come secondo infortunio avvengono nel centro e a seguire dal point guard, quindi diciamo dal vecchio playmaker. E infine uno studio sul basket femminile ha mostrato che gli infortuni avvengono dal primo luogo dalla distorsione della caviglia, infortunio alle dita e legamento crociato anteriore anche in maggior percentuale rispetto agli uomini. Infine, uno studio recente europeo ha mostrato come ultimamente gli infortuni avvengono soprattutto a livello non professionale, quindi a livello regionale. Nelle posizioni di gioco le posizioni più offensive sono quelle predisposte a maggior infortunio ed è stato mostrato che invece dolore al ginocchio, classificato in inglese come anterior knee pain, quindi dolore al ginocchio è associato alle posizioni centrali, quindi nel centro nel gioco nel basket. Quindi per concludere possiamo dire che gli infortuni avvengono per compiti di salto, come tagli, come azioni di corsa per fare canestro, nel passare e nel ricevere e costituiscono un totale di 70% di tutti i giocatori. Quindi utili sono il monitoraggio dell'allenamento, delle strategie di prevenzione che ci diranno sicuramente più in là e più il livello di competizione è basso, più è opportuno monitorare l'allenamento e prevenire questi infortuni. Avevo messo una serie di esercizi di prevenzione che ci elencheranno comunque più in là e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, io cercherò invece di fare una piccola introduzione a quelli che saranno poi i lavori pratici dei preparatori atletici, perché la relazione che in qualche modo mi sono scelto per questo incontro è una relazione appunto poco chirurgica, si possono prevenire le lesioni. Come ha detto giustamente Giulia, i traumi noi insegniamo che si possono essere diretti e indiretti. Avevamo selezionato una serie di video tra cui c'era un infortunio al ginocchio di Bynum in cui Kobe Bryant cadeva sul ginocchio di Bynum ed effettivamente quello è un trauma diretto, come spesso accade soprattutto negli sport molto più di contatto che non il basket. Nella stragrande maggioranza dei casi le lesioni della caviglia o del ginocchio sono da trauma indiretto e sono dei traumi che sono molto frequentemente riconducibili a dei pattern, cioè ossia dei movimenti che vengono impressi alle articolazioni che sono sempre gli stessi. Adesso vediamo un paio di filmati, se partono, perché questo è sempre l'inconveniente dell'ultimo minuto, in cui vediamo una serie di lesioni al ginocchio provocate da, appunto, sostenute da atleti diversi, tra cui una, l'ultima appunto di Gallinari l'altro giorno, e devo dire che purtroppo appunto il tipo, la metodologia praticamente di applicazione delle forze sono sempre simili. Però prima di farvi vedere questi video, vi volevo, purtroppo si vede male perché l'illuminazione non ci permette, non ci consente, ma considerate che tutto ciò che noi diciamo e tutto ciò che presentiamo lo troverete sul sito di Basket Coach, quindi insomma questo sarà una sorta di appunto mentale. Questo è un video di un preparato anatomico, lo faccio vedere sempre agli studenti al Foritalico, le scienze motorie, per ricordare una cosa molto semplice. Adesso, ripeto, spero che si possa apprezzare, ma comunque grossolanamente, questo è un ginocchio da cadavere, forse è meglio che non si vede bene, così evitiamo praticamente il ritorno della colazione, ma comunque è una cosa abbastanza semplice. Un ginocchio da cadavere al quale applichiamo delle forze in rotazione. E quello che si vede è che quando si applica una forza in rotazione a un'articolazione, non è il crociato anteriore,
solamente che gestisce da un punto di vista anatomico il controllo della rotazione, ma sono le strutture capsulari interne ed esterne associate alle strutture muscolari. E in particolare sono i muscoli, proprio i muscoli ischiocrurali, quindi i muscoli che vanno a inserirsi sulla tibia internamente e sul bicipite femorale. Che cosa significa questo? Che noi ovviamente non possiamo intervenire né come preparatori atletici né come medici su strutture come il crociato anteriore, perché che ne dica la pubblicità che in questo periodo, diciamo, spinge all'uso di integratori per non si sa che cosa, non possiamo agire sulla robustezza di un legamento, però possiamo agire sulle strutture muscolotendine e sono quelle elettivamente che ci permettono di salvare un atleta da lesioni muscolari, quindi per esempio dagli strappi. Ci sono degli studi che sono stati pubblicati soprattutto nel nord Europa che evidenziano come con dei specifici esercizi nella fase praticamente di pre-campionato si riesce a ridurre fino al 30% degli strappi muscolari, degli ischiocrurali, oppure degli esercizi specifici per migliorare quella che è considerata la propriocezione, che è un termine che ormai è in uso dappertutto, la capacità di recupero dell'arto quando ci troviamo in condizioni di non equilibrio. Considerate, questo fa un po' rammarico perché io ho lavorato negli Stati Uniti, ma vedere che negli Stati Uniti, per esempio, su un tema, su un gioco come il calcio, hanno applicato dei concetti di studio in maniera molto più veloce rispetto a quello che potremmo applicare noi in Italia, che abbiamo una storia maggiore, è veramente triste. Dunque, negli Stati Uniti, circa 7-8 anni fa, hanno iniziato uno studio che si chiama PEP, Prevention and Enhance Program, che è uno studio nel quale le squadre di calcio femminile li hanno suddivisi in due grosse categorie. A una categoria praticamente di squadra somministravano 15 minuti di esercizi ogni volta che si faceva un allenamento e a un'altra squadra in pratica non somministravano questi esercizi. Hanno ottenuto blinded, quindi in pratica ciechi, chiunque, sia gli allenatori che somministravano gli esercizi, sia ovviamente gli stessi giocatori, per 2 anni, e a 2 anni di distanza da questo studio hanno tirato le somme e hanno visto che nelle squadre a cui era stato applicato questi 15 minuti, quindi non parliamo di cose drammatiche, ma 15 minuti di esercizi specifici, c'era una riduzione delle lesioni del crociato anteriore del 20%. E se noi pensiamo a quelle lesioni del crociato anteriore nei professionisti che sono occorse in quest'ultimo anno, sia qui in Italia che all'estero, e quello che accade invece nei semiprofessionisti, negli atleti professionisti, io stavo recentemente a Chicago la scorsa settimana e parlavo con l'allenatore di Stanford, e mi stava spiegando di cosa era io non lo sapevo, quindi insomma, March Madness, che è in pratica appunto la pazzia di marzo, dove il college americano, lo dico a voi, lo sapete già probabilmente meglio di me, però il college americano in pratica gioca vita o morte in pratica per poter arrivare alla finale. E mi raccontava di come fosse differente l'approccio appunto dei giocatori di basket di college rispetto ai giocatori professionisti, che si tenevano fino ai playoff per poi eventualmente fare le partite della vita nei playoff, mentre invece i giocatori di basket di college, un pochettino come i semiprofessionisti, come i dilettanti che probabilmente qui in Italia, giocano giorno per giorno, dando l'anima. E in questi pazienti, in questi atleti, c'è la possibilità di avere infortuni sicuramente in misura più rilevante che non nei giocatori professionisti. Io recentemente come chirurgo abbiamo visto che, facendo una statistica, ne parlavo anche con il professor Mariani, che è il mio capo all'università, devo dire che abbiamo visto un incremento di lesioni, ne parlavo anche prima con Arcieri, un incremento di lesioni tra giovani non professionisti atleti, sia di basket che di altre attività, e probabilmente dovuto a una mancata preparazione a quello che è, o una mancata praticamente attivazione di alcuni sistemi che possono aiutarci a recuperare. Allora, vediamo se vi volevo far vedere appunto un paio di video. Allora, vediamo quello di Gallinari, va, così cerchiamo di... Questo è Gallinari contro Dallas, Nowitzki, entra e nell'entrata ha questo trauma. Adesso dunque ci dovrebbe essere la ripresa anteriore, e qui poi Dallas arriva a canestro
Allora, se analizziamo, ecco qua che si vede chiaramente, guardate la fase di appoggio della gamba. Questa è una fase che, devo dire, primo anno di ortopedia, quando viene descritte le lesioni del crociato anteriore, è ginocchio in valgismo, rotazione esterna. Che cosa significa questo? Che non ha funzionato, questo è abbastanza eclatante, quindi possiamo dire sicuramente, ho letto i trafiletti delle agenzie americane, i Denver Nuggets, che tra l'altro c'è un collega che conosco che è il loro team physician, stanno aspettando la risonanza magnetica, questo è crociato anteriore, adesso mi gioco anche la mia credibilità, però insomma è crociato anteriore al 90%, crociato anteriore e collaterale interno fortunatamente sappiamo che molto spesso guarisce da solo, ma il crociato anteriore no. E quindi cosa è successo? Che nella fase di attacco, nel momento in cui ha appoggiato il piede, piede in rotazione esterna, ginocchio in valgismo, non c'è stata la possibilità, l'attivazione dei muscoli ischiocrurali, in particolare parliamo dei muscoli della zampa d'oca e del semimembranoso, e tra i muscoli della zampa d'oca parliamo del semitendinoso e semimembranoso, che non hanno ruotato internamente il ginocchio, e che quindi hanno contribuito a mancata attivazione del bicipite femorale, che ha permesso in pratica un valgismo eccessivo, quindi bilanciamento tra questi due gruppi di muscoli che in qualche modo ha prodotto una lesione di questo genere. Voi dite, vabbè, è un caso. Adesso non vi faccio vedere altri video perché voglio veramente lasciare la parola ai preparatori atletici. Io qui ho due video di Perkins che si ruppe il crociato anteriore quando giocava nei Celtics 2 anni fa e fece probabilmente perdere anche la serie finale, praticamente io sono un bostoniano di vecchia tradizione. Ho un video di Derek Rose e sono esattamente simili, mentre recentemente Rajon Rondo, il play dei Celtics, si è rotto il crociato anteriore con una iperestensione, quindi ricadendo dal salto è cascato all'indietro. La cosa pazzesca di quel giocatore, non so se avete seguito la trafila, è che è stata fatta diagnosi di rottura del crociato anteriore 4 giorni dopo che si è rotto il crociato, che si è rotto il legamento, mentre faceva il riscaldamento con la partita con Miami, che poi abbiamo vinto, tra l'altro, sottolineo. E quindi vuol dire che molto spesso noi sappiamo benissimo come accadono le lesioni e sappiamo benissimo quali sono i meccanismi patogenetici, come in questo caso di valgorotazione esterna. Quindi probabilmente in una buona percentuale di queste lesioni c'è l'effetto preventivo che può giocare un fattore importante, e può giocare un fattore importante per permettere ovviamente banalmente alla squadra di avere la più grossa forza e la più grossa concentrazione di atleti e contestualmente il minor numero di traumi. Adesso penso che posso passare la palla veramente idealmente ai preparatori, così possiamo vedere qualche cosa di applicativo.